dei pionieri che erano quelli che, tra virgolette, studiavano gli itinerari per accedere al Bianco e De Chaussure è stato sicuramente il pioniere del Giro del Bianco perché l'avrà percorso non so quante volte per studiarsi l'itinerario più logico e meno impegnativo. C'erano questi contatti commerciali, chiamiamoli, o anche semplicemente di passaggio tra Courmayeur, la Valmontjoie e Chamonix, e questo avveniva, diciamo, erano dei semi-trekking, ma trekking di lavoro, cioè trekking dovuti alla necessità. Il vero trekking, diciamo, è cominciato con la salita al Monte Bianco e poi, diciamo, che fino verso il 1800-1820 non c'è mai stato un gran movimento. Poi il Tour de Mont Blanc è diventato, tramite delle proiezioni di un signore Smith a Londra, è diventato una cosa importante. Il Bianco è diventato per tutta l'epoca romantica un punto di riferimento. Intorno a questo Giro del Bianco ci sono dei colli e questi colli venivano valicati, tra virgolette, dai contrabbandieri per necessità economiche. Dunque era, diciamo, una grossa risorsa finanziaria e commerciale, ecco, per quei tempi. Dal Col della Segne vai allo Chicoy e poi vai in Monte della Sacra, Testa Bernarda, Testa del So, tutta quella zona lì, cioè il passare sui sentieri alti. Truppe valdostane, cioè i valdostani che erano stati mandati a combattere al Col della Segna, a un certo punto sono stati sostituiti perché avevano paura che non avrebbero combattuto. Diciamo che è stata una guerra che dai valdostani in generale tutti è stata mal digerita, mal sentita. Ancora adesso nei rapporti che abbiamo con i savoiardi non è che ce la perdonano molto, perché nel momento che loro erano più deboli, si sono sentiti aggrediti dalla gente che erano degli amici. L'altra cosa che non bisogna dimenticarsi, che ci si dimentica troppo sovente, è che fino al 1860-70 eravamo lo stesso paese, eravamo il regno di Savoia. La montagna non ha mai diviso, se vogliamo, ma la montagna forse ha unito i popoli di montagna. Ma le montagne non hanno mai diviso, anzi le montagne ci hanno unito. E in effetti io mi sono sempre posto il problema. Allora quando, diciamo, dal Dente del Gigante vai verso le Ghi di Rochefort, no? Non ho mai visto un gendarme che mi chiedeva una carta d'identità oppure per fortuna. Poi il Monte Bianco a chi appartiene? Io credo che appartenga né al comune di Chamonix, né al comune di Saint-Gervais, né al comune di Courmayeur, appartiene all'umanità. Quindi se questo concetto non lo si capisce, non si va mica tanto distanti.
ospite Espace Mont Blanc è il piano integrato transfrontaliero dell'Espace Mont Blanc che grazie ai fondi europei per il periodo 2007-2013 ha permesso lo sviluppo di una serie di progetti all'interno appunto del territorio dell'Espace Mont Blanc, quindi Valle d'Aosta, Savoia, Alta Savoia e Vallese. In particolare questo è il progetto numero 5, Education à l'Environnement, grazie al quale si svolgono questi séjours pédagogiques transfrontaliers nell'ambito delle estati, nell'arco dell'estate 2011-2012 e tutta una serie di altri progetti legati all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile dell'economia dell'Espace Mont Blanc. Ici, il y a le refuge Elisabetta, où vous allez dormir ce soir. On peut voir bien le Mont Blanc. Qu'est-ce qui me sait dire qu'il est le premier qu'il est allé au sommet du Mont Blanc? Jacques Balmont. Oui. Oui. Ci ha spiegato sicuramente molte cose sulla flora e la fauna di questi tre paesi. Ci ha spiegato anche che, ad esempio, non sapevo che il Mont Dolan faceva da picco tra le tre frontiere, Svizzera, Francia e Italia. Ce séjour, je m'attendais à. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait plutôt des intervenants pour nous expliquer. Je pensais que c'était vraiment que de la rando pour marcher comme ça. Mais c'est pas si mal qu'il y ait des intervenants, comme ça on apprend plus de choses. 4. On a marché combien d'heures aujourd'hui? J'attendais de partager des moments avec plusieurs personnes et puis la beauté de la montagne, tout ça. Et puis j'ai trouvé ce que je recherchais, donc le partage et puis toutes les montagnes qui sont par là, c'est magnifique. Alors, je m'appelle Pierre Levert, j'habite à Orcières, dans la Suisse, et j'adore la montagne. J'ai décidé effectivement de m'engager dans cette expérience parce que c'est aussi une expérience pour moi de travailler avec des jeunes de ces pays différents, ces pays voisins finalement, et avec des jeunes parce que je trouve que c'est un public intéressant parce que les jeunes on les trompe pas, si on ne parle pas avec le cœur, avec passion, eux se désintéressent. Ce qui m'a intéressé dans le projet, bien que je sois guide et que ce ne soit pas un milieu qui fait partie généralement de notre milieu d'exercice, l'idée étant quand même d'échanger avec les jeunes sur notre pratique de notre métier. Le premier message qu'on veut faire passer, c'est notre passion. C'est voilà, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à. Qu'est-ce qui nous motive tous les jours à exercer notre métier, à faire découvrir et partager l'exercice du métier en altitude.
Allora, Francesca Canepa è essenzialmente un'atleta, perché io questo sento di esserlo veramente da quando sono piccola. Essere una donna in queste competizioni non è diverso da essere un uomo in queste competizioni, perché io non vedo la differenza, nel senso che comunque, almeno ultimamente, io corro sempre guardando la classifica assoluta e non mi pongo la domanda. Voglio correre l'Ultra Trail du Mont Blanc perché è una gara, vabbè, storica nel suo genere, perché è una gara che qui a Courmayeur è comunque molto sentita, perché da anni che ci passa. Percorrere questi sentieri dove sono passate migliaia di persone negli anni mi dà un'emozione particolare, perché penso che tutte queste pietre, questi alberi, questa flora, fauna e tutto hanno visto passare un sacco di persone con un sacco di storie, ognuno con le sue motivazioni. Sarò a casa, quindi il rapporto che avrò a Courmayeur spero che sarà di sentirmi nel mio posto, sentirmi aiutata dai sentieri che ho già percorso. Passare queste casette ti fa per un momento magari dimenticare la fatica, e io personalmente quando sono in quelle situazioni guardo le casette e dico: ah, come sarebbe vivere qua, guarda, avrei il divano lì, la cosa là, e passo un momento, insomma, di relax. Quindi anche magari attraversare i paesi, come capita qui, credo che sarà una parte piacevole. Il territorio io cerco di sentirlo, di sentirmi io parte integrante, quindi come facevo con la tavola, che cercavo di fare tutt'uno con l'attrezzo, qua nella corsa cerco comunque di fare tutt'uno col sentiero, quindi di lasciarmi portare, di adeguarmi a quello che trovo. Allora, l'Ultra Trail du Mont Blanc ha istituito una commissione ambientale che è presieduta da Jean-Claude Marmier. Quello che ci chiedono è di attraversare il territorio con rispetto, quindi non tagliare, non andare a pestare rododendri, non fare pasticci di questo tipo. Ci forniscono dei sacchetti di pattumiera in cui mettere, mi viene in francese, déchets, rifiuti. Penso che il Tour du Mont Blanc sia una gara che effettivamente ha unito molto la Francia, l'Italia e la Svizzera dal punto di vista umano.